Ciao amiche, stasera realizzeremo un progetto di tappezzeria, tra virgolette. Sarà la testata di un letto, imbottitura e tutto quanto. Non serve una struttura, ma lo faremo sostenuto da un bastone da tende, quei bastoni che si usano per le tende di legno, un po' belli doppi, poi di tipo 3 cm di diametro sarà il bastone. La lunghezza poi sarà in base al letto e a quanto lo volete fare sporgente rispetto al letto. Ma comunque partiamo subito col progetto. L'occorrente è la stoffa, l'imbottitura, le forbici, gli spilli, la macchina da cucire, il metro e le cerniere. E nient'altro. Partiamo subito. Allora, partiamo subito con squadrare la stoffa. Cosa vuol dire squadrare la stoffa? Va tagliata a dritto filo. Quindi prendo il filo qui all'inizio della pezza. Prendo il filo, questo, un filo della stoffa, dalla sfilacciatura della stoffa qui, quello più vicino al pezzo della stoffa, e tiro. Tiro in questo modo. Si formerà una ricciatura. Allora, io andrò a tirare tutto il filo, se viene, bene, e si tira via e poi si taglia dove ha lasciato il solco il filo. Altrimenti con le forbici andiamo dietro a questa ricciatura che viene formata tirando il filo. Ora vediamo come si strappa perché è debole il filo, non è ben resistente. Allora io vado a tagliare qui dove si è formata la ricciatura perché questo sarà il dritto filo. Spero di essermi spiegata. In questo modo, vedete, io tiro il filo e qui si forma una ricciatura. Io dovrò tagliare qui. Lo faccio per un bel pezzetto, taglio e poi continuo. Guardate, io vado a tagliare proprio qui dove si è formata la ricciatura dovuta da tirare questo filo, eh. Si vede, che c'è un filo diverso, quindi ci si va bene dietro, eh. Quando arrivo dove non ho più la ricciatura, riprendo il filo qui e tiro nuovamente e taglio. Questo è un sistema, per squadrare la stoffa. Poi ce ne sono anche altri, però ci vogliono proprio le forbici affilatissime, perché se le forbici scorrono bene, vuol dire che il filo è dritto, andando con la forbice così fissa e andando avanti. Senza fare questo modo, si va con la forbice così e si trova il dritto filo. Però, mi ripeto, bisogna che ci siano le forbici affilatissime, altrimenti non scorre. Quando arrivo a questo punto, continuo, tiro un pezzetto di filo, sempre lo stesso, e vado a tagliare, sempre lungo la ricciatura che mi si forma. E vedo proprio dove passa il filo che ho tirato. E così troverò il dritto filo della stoffa, la squadratura della stoffa si chiama. Vedete? Così. E poi pareggio tutto per bene. Quando tirerò un filo e andrà da cima a fondo, quando io ho tagliato in questo modo e tiro un filo e mi va da cima a fondo alla stoffa, vuol dire che è il dritto filo. Penso di essermi spiegata. Un altro sistema è questo. Si tiene il filo, quello che dobbiamo tirare per trovare il dritto filo, si tiene con una mano e con le forbici gli andiamo dietro, in questo modo. Vedete, il filo è sempre qui? Vedete? Io tengo il filo e taglio proprio vicino al filo e lui mi rimane sempre intero, senza tagliarsi. Vedete? Questo è il filo della stoffa. In questo modo io tengo lui, lo tengo con la mano e taglio proprio rasente al filo. Ci vogliono le forbici che tagliano bene e anche una buona vista, perché insomma, vedete? Lui mi rimane sempre intero, vuol dire che io sto tagliando dritto filo. Allora, un inconveniente che vi può capitare, ci sta che se voi tagliate la stoffa a dritto filo, poi andate a misurare e non tornano le misure. Vuol dire che una stoffa non è tessuta in maniera perfetta, quindi andate sempre con metro e gessetto e misurate sempre prima di cominciare a cucire un capo, eh? Nel senso, ora io qui
Ho squadrato, no? Qui, da questa parte, ho squadrato la stoffa, come quella di qua, io ho già passato un pezzettino di un punto a zigzag, scusate. Di qua io ho tagliato dritto filo lo stesso, però come vedete qui io poi ho misurato e qui me ne devo tagliare un pezzettino così e qui ne devo tagliare un bel pezzo così, vedete la differenza? Questo è 1 centimetro, questo è anche 1,5 centimetri. Quindi non vi fidate, guardate qua, qua quanto ne devo togliere. Nonostante io abbia tagliato a dritto filo, ci sono delle stoffe che il dritto filo comanda e torna bene, in alcune stoffe no. Quindi cosa fate dopo? Prendete come riferimento una parte di quello che avete tagliato e da lì poi misurate se non vi torna in questo modo. Mi sono spiegata? Speriamo, eh. Allora, ora io ho preso il righello, il gessetto, ho preso tutte le misure perché da qua a qua mi deve misurare 94 e quindi io ho preso 94, 94, 94 fino al fondo e vedo che ci sono dei dislivelli, quindi mi sono allineata proprio al segno che ho fatto con il righello e col metro. Ora andrò a passare la taglia a cuci anche qui. E così poi cominciamo a costruire questo mega cuscino. Allora, ho passato lo zigzag ad ambedue le parti. Ora dovrò tagliare. Allora, questo l'ho tagliato. Ora dovrò scorciarlo qui perché il tessuto è più alto di quanto mi ci serve a me. Le misure di questa stoffa dovranno essere queste: due strati, eh? 113 per 94. Ora io andrò a tagliare 113. Perché questo sarà 94 e l'abbiamo tagliato, zigzagato tutto quanto. Ora bisogna fare 113 questo qui. Qui è dove è piegata la stoffa, eh? Questa è proprio dalla pezza che è così. Qui è piegata la stoffa. Mettiamo sempre dritto con dritto, questo è l'interno della stoffa. Questo è l'interno del tessuto, eh? Mettiamo bene pari da ambedue le parti. Di qua, pari qua e ora misuriamo 113. Allora, io parto dall'interno. Parto dall'interno perché qui abbiamo la scimosa. La scimosa conviene sempre tagliarla perché il tessuto dove c'è la scimosa tende a stringere, quindi non è ben teso. Quindi io il riferimento parto da dove è doppia la stoffa. E parto qua, prendo il gessetto e misuro 113. Metto pari, magari parto da qui, perché tagliare è importante, specialmente in grandi dimensioni, come se dovete fare delle tende e tutto quanto. 113 è qui, faccio un segno, poi lo faccio un pochino più su. E lo faccio anche più su. Io ho fatto questi segni, ora prendo la riga e traccio la riga. Scusate, l'avevo rimessa a posto. Così metto il righello e traccio la riga qui a 113, come abbiamo visto, eh? In questo modo. Ora do un'occhiata e guardo se c'è il dritto filo anche qui. Secondo me qui ci si può fare anche a tagliare così, perché il pezzettino è breve, è piccolo il pezzetto che dobbiamo togliere, quindi anche visivamente vediamo che è perpendicolare, è parallelo a questo. Questo è la scimosa, il rigo che abbiamo fatto è parallelo a questo, quindi non importa stare a cercare il dritto filo, perché qui c'è già la scimosa, quindi il dritto filo c'è di già, eh? Quindi faccio la stessa cosa, misuro magari da qua e faccio sempre il mio rigo e poi vado a tagliare qui. Ora se passo la taglia cuci ne taglio un pochino di più. Allora, ho tagliato, ho passato la taglia cuci o lo zigzag è uguale, ho tagliato anche dalla parte di qua, ho diviso il tessuto. Ho diviso, ho passato lo zigzag, ho tagliacuci anche qua. Ho fatto un segno qui per riconoscere che questo è il rovescio e questo è il rovescio.
Ora prendo la cerniera e la devo attaccare qui. Come faccio? Piego questo di 2 centimetri. Questo lo piego di 2 centimetri. Ve ne faccio vedere un pezzettino, poi lo faccio tu. E però la spilla la metto di qua, eh. Lo piego di 2 centimetri. Vediamo. Di 2 centimetri. E la spilla la metto di qua. Metto di qua. Questo l'ho fatto un po' meno, facciamolo preciso. Se no sono due, ne viene uno più grosso, uno più piccino. Cara Beche. Ecco, allora, poi da questo e questo è uguale, faccio la stessa cosa. Lo faccio a questo e allo strato di sotto. La piego che va sul rovescio, sempre 2 centimetri. E la spilla la metto di qua. Piego a 2 centimetri. Ora potreste anche imbastire tutto a 2 centimetri, sarebbe l'ideale, ma io faccio per farvi fare un po' più presto. Così. Ora mi faccio un altro pezzetto, dai, farvi vedere meglio. Ora cosa faccio? Prendo questo tessuto di sopra, lo piego tutto così e lo metto qua, in modo che si trovano vicini in questo modo quelli dove ho spillato. Ora io andrò a mettere la cerniera qui. Prendo la cerniera, io ho queste qui a metraggio, ne taglio un pezzo, un po' più corto del cuscino. Poi metterò il cursore dopo. Ora questa cerniera, metterò il diritto della cerniera, lo metterò qui. Ripartite per bene. Qui sto un pochino, qualche centimetro più in qua, ma non la cucio tutta la cerniera, eh? Tipo la comincio a cucire da qua. Quindi metto uno spillo qua e sto a metà spirale e metto gli spilli. Ora ritolgo questi e li metto che prendono anche la cerniera sotto, in questo modo, vedete? Tutto da questa parte. Tolgo questo spillo qui e lo metto alla cerniera in questo modo. Sotto è così e sopra è così. La parte di qua farò la stessa cosa, identica. La metto pari qui, qui metto pari e la metto così. E ora però io faccio male qui a spillarlo. Allora cosa faccio io? Ora divido la cerniera. Tanto qui ho già preso la misura da dove parte e divido la cerniera in questo modo. L'andrò ad attaccare poi tutta di qua e tutta di qua. Poi farò una cucitura qui vicino, tipo mezzo centimetro, in modo da non prendere la spirale della cerniera. Ora cucirò qua e qua. E poi metterò il cursore e si riunirà la cerniera. Vado. Inizierò a cucire a 10 centimetri. Lascio 10 centimetri e poi vado a cucire la cerniera. Quindi inizierò da qui. In questo modo, stando bene attenti a non prendere la cerniera, mi raccomando, eh. Ora, se sono 10 centimetri e mezzo, 9 e mezzo, va bene lo stesso, eh? L'importante è che non la cuciate tutta intera. Oh, mi vuole rimanere dietro. Allora, cerniera, ce l'hai con me? Eccoci, partiamo e cuciamo qui a 7 mm dal bordo della cerniera, in questo modo. Vado. Come si mette il cursore? Si taglia in sbieco la cerniera, si tiene questo giù perché qui ha una specie di sporgenza, si tiene così, non si tiene così, se no non entrerà mai il cursore. Si mette così, la parte stondata, vedete?
c'è una parte stondata e una parte pari. La parte stondata è quella che deve entrare dentro la cerniera. Quindi si tiene il cursore, questa stanghetta si tiene dalla parte della stondatura, si taglia la cerniera così a punta, si tiene con le mani in questo modo e si infila la parte stondata così. Si infila prima una parte e poi l'altra. Si abbocca appena proprio, si inizia proprio appena. Quando si vede che sono tutte e due entrate, ora voglio fare presto, mi viene male. Però il sistema è questo qui. Vedete? Basta toccarla, viene da sé, entra da sola. Ci vuole pazienza. Eccoci qua. Così. Ecco qua, è entrata. Una volta cucita la cerniera, vedete qui c'è la cerniera, di sotto in questo modo e di sopra così. Si chiude la cerniera, attenzione non andate in fondo, se no vi riscappa, qui, qua giù, che qua non è libera la cerniera, è stata tagliata. Ora cosa facciamo? La teniamo un pochino aperta appena. Mettiamo questo dritto con dritto i due pannelli. Li mettiamo ben pari tutti e due. Qui mettiamo pari in cima e in fondo. Così. Ora andremo a cucire, qui c'è la cerniera, andremo a cucire qui proprio a dove c'è la piegatura di questi 2 cm. Abbiamo piegato 2 cm qui. Facciamo un'impronta di qui e un'impronta di qua. Li uniamo insieme e andiamo a cucire proprio qui. Mi ci faccio il rigo così vedete meglio. Andiamo a cucire qui. Cuciamo tipo 5 centimetri. Se ne lasciati 10, 7. Dov'è il metro? Cuciamo. Anche perché di più poi non vi ci arriva la macchina. Diciamo 6 centimetri. Cuciamo 6 centimetri e un pezzetto lo lasciamo aperto e poi lo rifiniremo dal dritto. Quindi ora io cucio questi 6 centimetri da questa parte e dall'altra. Ci faccio un rigo perché dovrà essere uguale da tutte e due le parti. Di qua, così. Qui ci metto uno spillo che finisce e qui andrò a cucire. Ora faccio questo e lo faccio anche dall'altra parte. Vado a cucire e poi ci ritroviamo. Allora, ho cucito quei 6 centimetri che vi ho detto. Ora vado a unire insieme questa cerniera qui, perché altrimenti poi dal diritto mi verrà un lavoraccio. Ora vi faccio vedere. Basta a qualche punto, eh. Non ci si può mettere gli spilli, se no si rischia di rompere l'ago. Lo faccio anche da quest'altra parte, ma intanto ve lo faccio vedere. No, di qua non importa perché la cerniera è chiusa. Non ci pensavo più. Di qua l'abbiamo chiusa la cerniera, quindi non è dove siamo entrati. Allora, ora io cosa faccio? Metto al dritto questa cerniera così e questa la metto, l'ho già fissata qui, la metto qui e vado a cucire qui. Finisco questo pezzetto, vado a fare questo giro qui. Continuo la macchinatura della cerniera fino a dove è aperto. Così faccio diciamo una stanghetta così e continuo di qua fino a ritrovare l'altro pezzetto di cucitura da tutte e due le parti. Vado. Ricapitolando, la cerniera era stata cucita tipo all'incirca qua. Questo pezzo non l'avevamo cucito, abbiamo cucito la stoffa qui. Abbiamo unito la stoffa. Di qua ci troviamo in questo modo. Ora io vado a cucire, parto da qua, faccio il giro. Ah, mi ero dimenticata di dirvi che dovete rimettere il piedino della cerniera, eh. Ho fissato la cerniera qui con uno spillo, tanto io qui non arriverò a cucire, mi fermerò qua. Vado, parto da qua, vado a ritrovare la cucitura che ho fatto prima e ci vado sopra. Magari fisso un pochino, continuo fino a dove trovo aperto.
Al momento che trovo l'inizio della cositura centrale, giro il lavoro in questo modo, faccio un pezzetto di cucitura trasversale in questo modo, mi fermo, rigiro ancora e ritrovo l'altra cucitura che avevo lasciato a mezzata prima qui. Vado a ritrovare, fisso il punto e ho cucito tutto intorno alla cerniera in questo modo. Questo lo possiamo togliere e la cucchiatura è pronta. Allora, la cerniera è attaccata, ne apriamo un pezzetto, mettiamo pari tutti e due i pannelli, mettiamo gli spilli e lasciamo da parte. Ora dobbiamo preparare i laccetti laterali. Prepariamo quattro strisce così che misureranno, metro, che misureranno 6 centimetri per 58, 6 per 58 e 6. Ora cosa faccio con queste? Da una parte piego un centimetro in questo modo, poi faccio un li piego a metà, faccio un'impronta, poi ripiego a metà da una parte, ripiego a metà dall'altra, così e su se stesso, così, in modo da fare questo lavoro qui. E chiudo. E metto uno spillo e andrò a cucire tutto lungo lungo questo, diciamo, questo nastrino fino in fondo. Qui farò così e così, e in fondo invece finirò a diritto perché tanto questo andrà messo dentro. Ne faccio 4. Uno, dove è andato? In terra. Ora lo raccolgo. 4 ne faccio così. Vado. Allora, io ho preparato questi quattro nastrini così. Da una parte sono rifiniti, da una parte no. La parte dove non sono rifiniti li andremo ad inserire qui fra i due tessuti a 30 cm dalla cerniera. Cioè, misuriamo 30 cm. Io ho già fatto i segni. 30 cm dalla cucitura qui della cerniera, da questa cucitura qui. 30 cm. Nel mezzo inserisco questo e lo faccio, inserisco dentro la parte che non è rifinita, la faccio rimanere qui e lo faccio andare a metà del rigo, cioè il rigo sarà nel mezzo al nastrino, e lo appunto con gli spilli. Questo lo farò qui dalla parte di là. E anche 30 cm dal bordo qua, cioè da qua. Ora vi dico, aspettate. Allora, qui sono partita dalla cucitura. Qua dobbiamo immaginare che facciamo una cucitura di 1,5 cm. Quindi a 1,5 cm partiamo a misurare 30 cm come di là e facciamo il rigo. Me lo faccio più vicino. Allora, qui dobbiamo fare una cucitura di 1,5 cm, cotta qua, qua e qua, tutti i lati, così. Allora, mettiamo 3, da qui prendiamo 30 cm, altrimenti ne prenderemo 31 e mezzo. Comunque faccio per essere precisa, eh? Facciamo il rigo a 30, come abbiamo fatto lì, e mettiamo l'altro nastrino che mi è caduto in terra. Facciamo sempre lo stesso sistema. La parte che non è rifinita la mettiamo dentro. E il nastrino lo facciamo rimanere proprio nel il rigo sarà nel centro del nastrino. Mettiamo pari, facciamo sporgere tipo 1 cm, che sarà più sicuro. Mettiamo lo spillo e lo facciamo anche dalla parte di là. E ora andremo a cucire 1,5 cm di cucitura tutti e tre i lati di questi pannelli. Vado. Allora, ho cucito tutto intorno. Mi raccomando, dove avete messo il laccetto, insistete un pochino, fate avanti e indietro per rinforzarlo di più. Ora andremo a risvoltare
questo tagliamolo, pezzo qui di cerniera che è avanzato, qui si taglia, si può togliere questo anche l'infilzatura, tanto è fissato con la cucitura qui. Magari se volete dare dei punti di rinforzo anche a mano, qui ce li potete dare. Ora cosa facciamo? Ora risvoltiamo, per risvoltarlo, per fare un angolino fatto bene, è questo il sistema. Si piega la stoffa al pari della cucitura, questa si ripiega al pari della cucitura e si va dentro col pollice dentro, l'indice fuori e si gira. Non si taglia all'angolino qui nei tessuti di tappezzeria perché si possono sfilacciare e si fa l'angolino preciso così. Ora lo rifaccio da tutti i lati. Faccio rivedere, si piega così e così, in modo da fare un quadrato. Poi si tiene con la mano e si gira e viene un quadrato bellino, un angolino bellino preciso. Faccio anche gli altri e addirizzo il cuscino e ci ritroviamo. Allora l'ho risvoltato e ora tutto intorno tiriamo fuori bene la cucitura e mettiamo gli spilli perché faremo una ribattitura sempre di 1,5 cm. Tutto intorno. Facciamo, ciao. Da qui parto, da dove comincia la cerniera, faccio una ripartitura tutta così. Qui inizia la cerniera, parto, faccio così e così. Tutto intorno fino alla parte di qua. Fino di qua. Passo anche proprio sopra dove ci sono i nastrini, faccio questa ripartitura. Punto anche un po' grandino, anche il 4 va bene. Vado. Allora, ho cucito tutto intorno, vedete, è venuto un bel bordino in questo modo. Forse così si vede meglio. Vedete? Tutto intorno. Ora non resta che imbottire questo cuscino mega. Ora andremo a preparare l'imbottitura, che poi andrà piegato così. E andranno legati questi laccetti dalle parti, ma andiamo per gradi. Vado. Le dimensioni del cuscino interne, senza considerare il bordo che abbiamo cucito, sono queste: all'incirca millimetro più, millimetro meno, vabbè, centimetro più, centimetro meno non cambia granché. Allora, ora dobbiamo preparare un'imbottitura di queste dimensioni. L'imbottitura è questa. Io mi sono già portata avanti. Prendete del tessuto, no, sbagliato. Prendete dell'imbottitura piatta in questo modo, vedete? Imbottitura piatta. La piegate una volta e mezzo, così. Vedete? Tutta 108 più metà di 108. E attaccate alla metà un po' di TNT. Questo è il tessuto non tessuto. Si trova a negozi di agraria, serve anche per coprire le piante durante l'inverno. Quindi va bene, lo trovate bene. L'ho aggiuntato all'imbottitura piatta e l'ho chiuso di qua e di là. Di qua c'ho sempre da chiuderlo perché poi qui andremo ad imbottire con dell'imbottitura così. Allora, ora chiudo anche quest'altra parte e poi ci ritroviamo. Come vedete, la mia imbottitura non è quella piatta uguale da ambedue le parti. Qui ha come uno strato di ovattina, non so nemmeno di che tessuto è. Questo sarebbe stato questo, il tappeto neve, quelli che si trovavano per Natale, vedete? Quindi, però, se avete la lovatta, quella piatta normale, va bene perché è resistente. Quando l'avete cucita dalle parti, può contenere benissimo l'imbottitura. Ora io ho cucito questa specie di sedia grande, vedete? E ora vado ad imbottire con l'imbottitura normale, questa qui che si trova per fare tutti i nostri lavorini per Natale, per tutte le... E vado ad imbottire dentro. Anche se a nuvole va bene lo stesso, andrò ad imbottire bene qua e la distribuirò in tutte in parti uguali dentro a questo sacco che ho cucito, Vi consiglio di cucirlo a mano perché a macchina scorre, è troppo spesso e quindi è bene se lo cucite. Ora io lo imbottisco tutto per bene e poi ci troviamo,
Ecco, una volta regolato tutta l'imbottitura in maniera omogenea, andiamo a cucire anche qui e chiudiamo questo sacco che abbiamo preparato. Lo appuntate un pochino con gli spilli e poi con l'ago e filo fate così. Io l'ho chiuso tutto in questa maniera, è semplicissimo, tipo un sopragitto. Lo chiudete in questo modo. Punto sotto e esco sopra, metto sotto, entro sotto e esco sopra. Vado. Allora, ho cucito bene da tutte le parti. Il nostro cuscinone è finito. Ora lo andiamo a inserire nella cosiddetta federa. La parte che non abbiamo cucito, che è tutta attaccata, la mettiamo in cima, ma se fosse cucita andrebbe bene lo stesso, che dentro poi non si nota la cucitura. Lo vado a inserire nella federa e poi ci troviamo. Una volta inserito nella federa, lo regoliamo per bene tutte le parti, per bene così. Chiudiamo la cerniera e lo dobbiamo ripiegare su se stesso, perché qui ci andrà il bastone da tenda che vi ho detto, girato in questo modo. Ora io non ho il bastone da tenda, prendo un manico di granata, così forse capite meglio. Immaginate che questo è il bastone da tenda, più spesso, Viene fissato al muro. Viene fissato al muro e viene legato qui. Ora lo leggo e vi faccio vedere, Faccio fiocchetti dalle parti. Ecco qua. Qui e quei laccetti che vi ho fatto vedere vanno legati insieme. Questo andrà fissato al muro e questa è la nostra testiera per il letto. Fai da te. Poi questo è blu, lo potete fare di altri colori, lo potete fare chiaro, magari con delle applicazioni in pizzo, magari intorno. E questa testiera qui la potete cambiare ogni qualvolta vogliate cambiare aspetto al vostro letto. Anche per una seconda casa. Ora questo è uno, però questo è un letto matrimoniale, quindi di cuscini così ne metterò due, ne farò due. Un ultimo consiglio: non la imbottite tantissimo perché poi andrà addoppiata così, se no sarà troppo spessa, troppo cicciona. Comunque, io vi ringrazio di aver guardato il tutorial, vi invito a mettere un like se vi è piaciuto, a condividere, farmi pubblicità, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella. Come sempre, un bacione dalla Becky. Ciao!